Benvenuti a questa diretta. Un saluto a tutti dalla Fondazione Paladini, dal suo presidente Roberto Frullini e da me, Simonetta Sagrati. Sono una docente e in questi ultimi anni ho avuto il privilegio di conoscere le persone della Fondazione e con loro ne ho condiviso la mission, quella di unire i fili della scienza e della solidarietà per cercare di migliorare la qualità della vita di chi è affetto da malattia neuromuscolare. Si è creata una sinergia e collaborazione e insieme ad altre persone, con Roberto, abbiamo iniziato un percorso per valorizzare il piacere del cibo e del gusto, nonostante i problemi legati alla disfagia. Ma che cos'è la disfagia? Un disturbo poco conosciuto, ma che purtroppo colpisce molte persone. È la difficoltà nella deglutizione di cibo e di liquidi per le persone con malattie neurodegenerative. E allora l'obiettivo è stato quello di donare il piacere del gusto e del mangiare insieme. La Fondazione Paladini, per raggiungere questo obiettivo, ha realizzato progetti con gli istituti alberghieri delle Marche e pubblicato due libri con ricette dedicate alla disfagia. Questa sera siamo qui per presentarvi Soft Food, il piacere di mangiare a portata di click. Un'app per associare il buon cibo alla convivialità e alla socializzazione, con l'intento di offrire uno strumento di base utile sia a chi è vicino alle persone con disfagia, sia ai ristoratori sensibili, motivati ad accrescere le proprie competenze nell'ambito dei bisogni speciali della popolazione. Ma ora entriamo nel dettaglio. Ringrazio innanzitutto tutti i partecipanti a questa diretta e passo subito la parola a Roberto Frullini, il presidente della Fondazione Paladini, fondazione che ha sede all'interno degli ospedali riuniti di Ancona. Roberto, oltre ad essere presidente della fondazione, è anche presidente di Confcooperative e Feder Solidarietà Marche. Ciao Roberto, a te la parola. Ciao Simo, Ciao. tutti e grazie di essere intervenuti. Cito molto rapidamente il percorso che la Fondazione ha fatto sul tema di disfagia. È cresciuto nel tempo grazie all'interesse crescente che ha raccolto tra le persone. Abbiamo iniziato un avvicinamento alla cucina diciamo così, nel tentativo di avere maggiori risorse come fondazione, incontrando quello che era lo chef Uriassi. E abbiamo lì accolto un'opportunità invece migliore, se vogliamo, ma ancora più interessante della nostra gente, che era quella di portare la conoscenza, le competenze, le capacità del gruppo di chef che lavorano con Mauro Biassi, anche a servizio delle persone che avevano il disturbo della disfagia, dove il nostro mondo è soltanto una piccolissima parte, perché in realtà le persone che hanno questo tipo di malattia sono molte di più. Lo stesso, anzi, poi come potrà dirvi anche la dottoressa Coccia, viene estremamente sottostimato sia l'importanza che le conseguenze che può avere a livello negativo. Dentro la squadra di Riassi abbiamo avuto la fortuna di incontrare sia Paolo Tergesi che Roberto Dominicchi, e tutti e due ci sono passati il testimone da un lato, aiutandoci a realizzare un ricettario, e dall'altro portando invece il tema all'interno degli studi alberghieri, come pensare sia. E tutta questa, diciamo, di sensibilità, questa competenza, l'aggregarsi di più,
interiori chef, di ristoratori, ci ha spinto a, diciamo così, ad avere un bagaglio di opportunità e di sostegni possibili per i nostri compagni di viaggio e per soprattutto a livello caregiver da poter mettere a disposizione. Abbiamo fatto due pubblicazioni di ricette e di indicazioni sul trattamento dei cibi, ma nonostante cerchiamo di stare dietro alla distribuzione comunque di questi testi, ci siamo accorti che la fondazione è diventata sempre di più un riferimento per chi aveva necessità e richieste. Per cui alcuni mesi fa abbiamo pensato a quello che poteva essere lo strumento oggi, anche in considerazione della pandemia, più rapido e più accessibile possibile per le persone anche da casa. Abbiamo chiesto e ottenuto un sostegno economico dalla Regione Marche, a questo poi sono state anche le disponibilità di integrare risorse a tratta di tasse che hanno partecipato alla realizzazione e siamo arrivati alla giornata di oggi dove, diciamo così, diamo battesimo a un sito web che è un'app che possono consentire l'accesso a tutta questa banca dati di ricette, ma non solo, anche ad alcuni tutorial realizzati per la produzione dei piatti e in prospettiva di un mondo senza pandemia ci sarà da sviluppare poi l'altro ambito che è quello di un elenco di alberghi, ristoranti e comunque qualche turismo e comunque locali dove si fa somministrazione di alimenti al pubblico che abbiano la sensibilità e la disponibilità di essere preparati nella riduzione di piatti anche per gli sfalici, così da diventare anche in quel caso una guida e una facilitazione per tutti a trovare opportunità di socializzazione anche nelle nostre condizioni. Per cui siamo estremamente soddisfatti e contenti di poter presentare il risultato del lavoro di tante persone. Grazie a te, Simone. Bene, grazie Roberto. È importante ora approfondire, anche se in maniera sintetica, quelli che sono gli aspetti legati al disturbo della disfagia, per comprendere al meglio le potenzialità di questo progetto. Perciò passo subito la parola a Michela Coccia, medico del Centro Integrato Malattie Neuromuscolari, Clinica di Neuroriabilitazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. Nel progetto Michela ha fornito la propria consulenza tecnico-scientifica. Ciao Michela, ben trovata, a te la parola. Grazie e buonasera a tutti. Da clinico ritengo questo progetto molto importante per la sua finalità di porre l'attenzione su una condizione molto frequente, spesso sottovalutata e di cui si parla ancora troppo poco, appunto la disfagia. La disfagia viene definita come una difficoltà a deglutire cibi solidi e liquidi. Ed è sicuramente un disturbo molto frequente nelle persone affette da malattie neuromuscolari. In alcune malattie neuromuscolari raggiunge il 100% di prevalenza, ma interessa molte altre patologie. Nelle patologie neurologiche ricorre fino al 70% dei casi, ricorre in molte malattie oncologiche, in malattie reumatologiche, in alcune malattie gastroenterologiche con vari livelli di gravità. Dobbiamo inoltre considerare che si tratta di un disturbo che colpisce non solo persone anziane, ma anche bambini, ragazzi e giovani adulti.
L'importanza di porre particolare attenzione alla disfagia deriva dal fatto che la disfagia, spesso sottovalutata dalle stesse persone affette e dai propri familiari e caregiver, può determinare delle conseguenze, conseguenze che influenzano la prognosi della malattia stessa, che sono costituite da un non equilibrato apporto di nutrienti, la disidratazione e la predisposizione ad infezioni respiratorie. Chi si occupa di disfagia sa inoltre che affrontare questo problema è anche prendere in considerazione altri effetti non meno importanti e che possono portare alla mancanza aderenza alle indicazioni degli specialisti, per esempio la paura di mangiare, il disagio sociale, l'impatto sulla qualità di vita, perché sappiamo che mangiare non è solo nutrirsi, ma è anche cultura, identità, convivialità e piacere. Questo progetto nasce dall'idea di creare un luogo virtuale dove professionisti di discipline anche molto diverse fra di loro hanno messo a disposizione le proprie competenze ed anche la propria creatività per offrire alle persone con disfagia un prodotto che possa essere facilmente fruibile, efficace, ma soprattutto un punto di partenza per successive implementazioni. E mi preme sottolineare che la disfagia è una condizione complessa che si manifesta nell'ambito di patologie complesse ed in quanto tale la sua gestione deve essere comunque impostata e guidata nell'intero iter sempre da medici e professionisti sanitari specializzati. Grazie. Grazie Michela. E adesso parliamo del logo. Per questo progetto è stato realizzato un logo. Che cos'è un logo se non un segno grafico che senza bisogno di parole rappresenti un concetto, un elemento identificativo facilmente riconoscibile e in grado di rispecchiare l'identità del progetto? Quindi ecco il nostro logo, il logo che adesso vedrete poi sullo schermo. Ce lo illustrerà meglio il suo ideatore, il grafico Simone Gian Giacomi. Simone lavora presso l'azienda grafica e InfoService e ha partecipato anche alla realizzazione della parte grafica del sito e dell'app. Da segnalare che il logo del progetto è stato registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ciao Simone, a te la parola. Buonasera a tutti, grazie Simonetta. Sono Simone Gian Giacomi e sono un grafico e ho avuto il piacere e l'onore di creare questo logo per il progetto Nutrizi con Gusto, Soft Food, e diciamo che per me è stato anche ricco di significato questo logo, perché da una parte faccio parte anche della Fondazione Paladini e poi anche perché anche io ho la disfagia, quindi per me è stato veramente una cosa importante. E come vedete il logo è composto sia da una scritta che dal logo stesso. La scritta è stata posta in tre righe e come vedete che con Gusto ha un colore diverso, perché voleva diciamo indicare che comunque i cibi devono avere un buon gusto, un buon sapore per tutti. Il font utilizzato, ho utilizzato Belle Rose, un font molto semplice. La composizione del logo, come vedete, cioè, è un logo diciamo una grafica flat, quindi un design piatto e caratterizzato insomma da una grafica pulita e minimale. E come vedete all'interno del logo c'è un cucchiaio con un cibo soffice e cremoso e poi vedete insomma un pointer, cioè un indicatore che sostanzialmente indica dove c'è un ristorante diciamo sensibile al tema della disfagia e che hanno anche dei menu adatti alle persone disfagiche. E all'interno del logo troverete anche una mappa per significare insomma che di mettere questi indicatori nel nostro territorio
speriamo di riuscire a mettere in tanti luoghi, diciamo. Come è stato detto, il logo è stato registrato al MISE, al Ministero per lo Sviluppo Economico, e quindi questo significa che il logo è ufficialmente il servizio della Fondazione Paladini che offre rispetto alla disfagia. Il logo può essere utilizzato solo dalla Fondazione per questo progetto. Io mi sento di ringraziare in particolare Roberto Frullini e la Fondazione Paladini che sta svolgendo un ottimo lavoro anche su questo tema. Quindi posso solo dire, nutriamoci con gusto. Bravissimo Simone, complimenti per il tuo lavoro. Si vede che oltre averci messo le tue competenze ci hai messo sicuramente il cuore. E adesso ascolteremo Luca Paciello di Tech4Care, una startup innovativa nata ad Ancona per l'iniziativa di un gruppo di ricercatori in ambito sanitario, con l'obiettivo di trasferire le più avanzate conoscenze scientifiche in nuovi prodotti, servizi e buone pratiche. Nell'ambito del progetto Soft Food, Tech4Care ha creato il sito internet e l'app. Adesso Luca ce ne illustrerà le caratteristiche e le funzionalità. A te, Luca. Non si sente. Buonasera a tutti, dicevo, scusate. Buonasera a tutti da Tech4Care. Vi mostro Soft Food, che è un sito e anche un'app Android rilasciata sul Play Store, che appunto è dedicato alle persone con disfagia, ai loro familiari, e all'intenzione di promuovere la costruzione di una community attorno a questo tema. Nello specifico, vedete il sito che sto condividendo lo schermo, e i servizi offerti sono innanzitutto un blog in cui si può vedere accedere ad una serie di articoli di approfondimento riguardo la disfagia e altri, cioè in generale appunto articoli sulla disfagia, una serie di video su come preparare per esempio alcuni piatti o alcuni cibi appositamente. In più offre la possibilità agli chef di pubblicizzare delle ricette, anche molto gustose, spiegando proprio come una classica ricetta, come gli ingredienti e cosa serve appunto per prepararle, e permette ai ristoratori di pubblicizzare i propri ristoranti. Possiamo vedere che appunto c'è proprio anche con la descrizione del ristorante, la dislocazione geografica, eccetera. Ovviamente appunto sempre ristoranti dove vengono preparati cibi gustosi, anche serviti, anche preparati appositamente per persone con disfagia, in modo tale che anche loro possano godersi un pasto gustoso al ristorante con gli amici, la famiglia, eccetera. Poi vabbè, ci sono un altro paio di pagine informative sul progetto Soft Food e il sito che poi rimanda alla Fondazione Paladini. C'è una home page molto, molto semplice, dove vengono visualizzate insomma sia le ultime ricette che gli ultimi articoli provenienti dal blog. Appunto, come abbiamo detto, questi stessi servizi sono forniti su un'app Android anche. Per finire, insomma, i servizi possono essere ulteriormente incrementati e migliorati a crescere dalla community, anche perché comunque tutti gli utenti, previa registrazione, possono lasciare commenti, feedback, appunto scambiarsi opinioni sotto i vari articoli e i vari post di questo sito. Grazie, grazie Luca. Avete capito quanto sia importante, no, questo sito e questa app. Cerchiamo di capire ora il perché di questa progettualità, anche se poi l'abbiamo detto. Nel tempo ci si è accorti che ogni persona disfagica aveva gusti ed esigenze diverse, per cui si è pensato di lavorare ad un progetto
che fornisse gli strumenti base a tutti coloro che avessero voluto realizzare piatti adatti a persone con disfagia. Questo obiettivo è stato catalizzato nel progetto Soft Food, che mette a disposizione di tutte le persone interessate, come avete visto, un sito internet e un'applicazione con video tutorial, ricette e altre informazioni utili a chi soffre di disfagia, come ha presentato adesso Luca. Adesso invece vi voglio presentare insieme Roberto Dormicchi e Davide Pazzaglia. Roberto Dormicchi, chef e professore di cucina all'Istituto Alberghiero di Piobico, ormai da tanti anni al fianco della Fondazione Paladini per le iniziative dedicate alla disfagia. Nell'ambito del progetto Soft Food, Roberto ha realizzato i video tutorial. Davide Pazzaglia, videomaker e titolare della Conero Multimedia, azienda con esperienza pluriennale nel campo televisivo, documentaristico, che offre servizi di produzione video, foto e progettazione grafiche. Davide collabora da tempo con Roberto per la realizzazione del video. A voi la parola. Allora, prendo la parola, Davide, perché Davide prima mi ha detto che è timido, quindi... io sto dietro la telecamera. Allora, innanzitutto... Simonetta, io vi devo ringraziare per avermi coinvolto in questo progetto come negli altri. Sicuramente è un progetto che in questo momento vede la mia figura qui presente con voi, ma che alle spalle ha la collaborazione di tante altre figure molto importanti. Le prime sono state citate da Roberto Frullini, quindi lo chef Uliassi e lo chef Paolo Piaggesi. Però grazie al loro contributo, al loro impegno e anche alla grinta che hanno messo nel trasmettere a noi il sentimento nel cucinare questi prodotti per chi ha questo tipo di problematica, sono riusciti a coinvolgere anche le scuole alberghiere, quindi Piobbico, Senigallia, Loreto, che insieme hanno fatto formazione con i loro alunni e con i loro alunni hanno creato comunque sia dei percorsi di gusto nei quali tutti sono potuti venire a degustare all'interno delle nostre scuole i piatti adatti a chi ha la disfagia. E quindi questo è stato anche un modo per sensibilizzare sia i giovani sia le altre persone. E il fatto di aver realizzato questi libri, quindi Paolo Piaggesi con Mauro Uliassi, poi l'altra pubblicazione importante è nata comunque sia da un contest dove tutti hanno potuto inviare professionisti e non le loro ricette, ci ha fatto riflettere su una cosa importante che era molto bello di riuscire a mettere fotografie e ricetta descritta, ma probabilmente ci dovevamo anche concentrare su lo stabilire e il dare informazioni sulle tecniche per poter poi realizzare questi piatti con facilità a casa. E da questo è nato il progetto attraverso il confronto con Roberto Frullini e con le varie dottoresse per fare questi video tutorial, quindi video che vedono in maniera molto semplice come poter trasformare delle verdure, della frutta, del pesce oppure della carne in prodotti gustosi, appetibili e soprattutto anche belli da vedere e con tutti i loro valori nutrizionali. Quindi lo scopo di questi video tutorial semplici e anche gestiti in pochi minuti, come è giusto che sia per evitare comunque sia di portare via troppo tempo alle persone che li vogliono guardare, quindi dando le informazioni essenziali e quelle di base, comunque sia sono stati realizzati appositamente per mettere a disposizione i mezzi giusti per poter trasformare il cibo in ricette. Su questi abbiamo lavorato sia sui metodi di preparazione, i metodi di cottura per ottenere gusti e sapori, per mantenere i colori e quindi creare dei piatti piacevoli anche alla vista, mantenere i principi nutritivi e quindi abbiamo anche presentato quali sono le macchine e gli strumenti appositi per poterli poi dopo realizzare. Ecco,
in maniera molto semplice quello che è stato fatto, grazie anche poi ai suggerimenti delle varie persone messe in campo in questa situazione, è stato cercare di creare un prodotto che possa agevolare e quindi rendere più facile giustamente la vita nella preparazione di ricette importanti come queste qua. Possono essere utili questi video sia per la famiglia, quindi sia per la casa, ma anche per il ristoratore, perché prima abbiamo visto che comunque sia ci sono anche dei collegamenti con i ristoranti che riescono a cucinare ricette per chi ha la disfagia. Quindi possono essere molto utili anche per il ristoratore, perché da questo potrà trarre spunto per poter ospitare all'interno del suo locale persone che hanno questa problematica, che magari possono trascorrere delle ore piacevoli con la loro famiglia a tavola, come si fa normalmente tutti i giorni a casa. Ecco, diciamo che abbiamo puntato più che nel dare la semplice ricetta pronta da vedere e quindi fotografata, nel dare i mezzi necessari per poter realizzare questa ricetta. Bravissimo Roberto, tu vuoi dire qualcosa, Davide? Io volevo ringraziare la Fondazione e volevo dire che mi ha fatto molto piacere partecipare a questo progetto, anche perché ecco, c'è anche un dare un aiuto forte a chi ha questi problemi, e quindi mi ha fatto molto piacere rendermi disponibile e creare questi video. Bene. Volevo solo dire questo, rivolgendomi a Roberto Dormichi, che io ho partecipato a tutti gli eventi, sia a Piobbico, sia a Senigallia, sia a Loreto, e devo dire che questi piatti non solo sono bellissimi da vedersi, ma anche buonissimi da mangiare, non solo per le persone disfagiche, ma per tutti. È vero Roberto che è così, e quindi ecco, noi ringraziamo tutti la Fondazione Paladini, ma è veramente così, ci siamo innamorati proprio di questa progettualità. Siamo arrivati quasi alla fine della diretta, abbiamo visto dal vivo il sito e l'app, e noi veramente crediamo che entrambi possano essere degli strumenti utili per regalare il piacere del buon cibo e della convivialità anche a chi deve relazionarsi in modo speciale con il cibo. Io adesso voglio leggervi, perché questa lettera la tengo sempre con me, le parole che Roberto Frullini mi inviò nel 2018, quando iniziammo a lavorare per sensibilizzare alunni e docenti delle scuole alberghiere. È una lettera che mi rimarrà sempre nel cuore e nella mente. E Roberto scrive così: «Cara Simo, la realizzazione del progetto sulla disfagia è stato per tutti noi fonte di soddisfazione e felicità. Lavoriamo un'idea di comunità capace di accogliere e fare proprie le istanze di tutti, a prescindere dalla condizione sociale, culturale, di salute, sin dalla nostra nascita, perché convinti dell'idea che la qualità della vita di ognuno è determinata dalla percezione di quanto sentiamo vicino alla cura e l'amore di chi è al nostro fianco». Poi continua a scrivere, dice, scrive così: «Condividere il cibo, la socialità dello stare insieme e nutrirsi senza rischi hanno un ruolo importante in tutto questo». Queste parole sono state veramente da stimolo per tutti, per proseguire un percorso che ci ha portato fino a qui, con il sito e l'app, ma anche con il progetto Le vie del gusto per tutti, è sospeso purtroppo causa Covid, con il quale vogliamo creare una rete di ristoratori sensibili a queste necessità. Io volevo aggiungere questo: Roberto ha detto, Roberto Dormichi, lo chef Mauro Liassi, lo chef Paolo Piaggesi, ma voglio dire che in questo progetto ci sono anche altri chef, lo chef Silvano Pettinari, poi lo chef Michele Gilebbi, Nico Pizzimenti, poi le candidate
cantine Santa Barbara e la cantina Colonnara, cioè si è creato veramente un gruppo che ha tanta voglia di proseguire in questo percorso. Siamo giunti alla fine e quindi ai ringraziamenti. Allora, insieme a Roberto, Roby, dove sei? Si ringraziano Regione Marche per il sostegno alla realizzazione del progetto. Si ringrazia la dottoressa Michela Coccia per la consulenza tecnico-scientifica. Tutte le persone che sono intervenute a questa diretta, Simone, Luca, Davide e Roberto. Poi voglio ringraziare Sonia Brunetti e Claudio Salvanelli, supporter indispensabili per il buon andamento del Dietro le Quinte. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito questa diretta e hanno avuto la pazienza di seguirci in questa nostra diretta. Un saluto speciale a tutti gli amici del gruppo Le Vie del Gusto per Tutti e un invito a rimanere in contatto per poter riprendere quando sarà possibile questo progetto. Un grazie grandissimo, grossissimo e un abbraccio grande a te Roberto, perché sei riuscito in una grande impresa, mettere un nuovo tassello per arrivare alla gioia del cibo anche con la disfagia. A te concludere questa diretta. La concluderei dicendo che il cammino non è terminato, che abbiamo preso una pausa e l'abbiamo utilizzata bene, e che le vie del gusto non avranno fine fino a quando il database di locali non sarà pieno e anche quelle ricette si arricchirà anche non soltanto del contributo dei professionisti che abbiamo oggi, ma anche delle persone che quotidianamente si prendono cura di noi. Benissimo. E allora, Roby, insieme cosa diciamo? Un grazie di nuovo a tutti e a presto, arrivederci insomma. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao a tutti.